Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti di frolla con gocce di cioccolato e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina 00, uova, zucchero semolato, burro, lievito per dolci, sale, vanillina, scorza di limone, scorza d'arancia, gocce di cioccolato fondente e mandorle tagliate grossolanamente. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo da parte le mandorle e le gocce che riprenderemo successivamente. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza d'arancia e la scorza di limone. E azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Prendiamo il fondo del boccale. Adesso aggiungiamo il burro. La farina. Le uova, il pizzico di sale, il lievito per dolci e la vanillina. E azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. La frolla è pronta. Riprendiamo le mandorle che avevamo messo momentaneamente da parte, le gocce di cioccolato, le versiamo all'interno del boccale e facciamo amalgamare per 30 secondi antiorario, velocità 3. Composto è pronto e ben amalgamato, trasferiamolo sulla pellicola trasparente. Con la frolla abbiamo formato un salamino che lo abbiamo avvolto nella pellicola trasparente. Adesso lo posizioneremo in frigo per 30 minuti circa. Trascorsa mezz'ora, la frolla si è ben compattata. Andiamo a rimuovere la pellicola trasparente. Adesso con l'aiuto di un coltello taglieremo i biscotti. Li posizioniamo su una teglia rivestita da carta da forno. Una volta completati i biscotti, li inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa. I biscotti sono cotti, appena usciti dal forno risulteranno leggermente morbidi, prenderanno consistenza una volta raffreddati. Una volta raffreddati andremo a impiattare. Biscotti di frolla con gocce di cioccolato e mandorle. Grazie. E alla prossima ricetta!